Ciao, in questo video vedremo come tracciare delle piste a dipendenza controllata con la versione Pro di EasyIDA. Lo schema che ho preparato è questo, ho utilizzato un connettore di rete RJ45, questo qui, sono i classici connettori, e un trasformatore di LAN preso a caso, è un trasformatore SMD, lo vediamo meglio nella versione 3D del PCB. Per far questo, prima abbiamo bisogno delle caratteristiche di impedenza delle piste che dobbiamo tracciare. Io ho cercato un datasheet della Texas su come devono essere tracciate le piste Ethernet. Qui ci sono un po' di informazioni di come devono essere fatte le piste e c'è l'impedenza. Mi dice che l'impedenza tipica differenziale deve essere 100 ohm. Avuta questa informazione, siccome EasyIDA non è in grado di inserire l'impedenza e calcolare tutto il resto, devo farlo con un programma esterno. Ad esempio, questo devo inserire i layer 4, perché per avere un circuito di impedenza controllata ho bisogno almeno che lo strato 2, se io tiro le piste sul strato 1, sia GND, perché l'impedenza viene calcolata tra la pista e il rame sottostante. Il software calcola anche la distanza che c'è tra il rame e il primo strato di GND. Io qui ho inserito quindi 4 layer, lo spessore finale 1,6 mm. Questi qui sono gli spessori del rame, li ho lasciati di default. Ho messo 100 ohm di impedenza, l'area da segnare è l'L1, il bottone di riferimento, quindi il mio GND è l'L2, e facendo calcola lui tira fuori i risultati. In questo caso lui mi dice che la traccia deve essere da 8 mils,02, ovvero lasciamo perdere, e lo spazio tra la traccia è 8. Questo qui è come verrà costruito il circuito stampato con questo standard qui di JLC PCB. Quindi abbiamo queste due informazioni, 8 mils e 8 mils di spazio. Torniamo al nostro circuito. Altra cosa che bisogna fare è dare i nomi alle NET accoppiate. Per dare i nomi alle NET bisogna prendere la NET, questo, premere Tab e qui mi chiede se deve essere un differential pair. Questo qui va spuntato perché di default non è spuntato e bisogna aggiungere un suffisso N alla linea positiva e P alla linea negativa, oppure più o meno, in genere si usa trattino N trattino P. Fatto questo si posizionano quindi tutti i P e tutti gli N. Quando si va in editazione non c'è più quel tool, quindi bisogna scrivere a mano 1P e 1N. Questo è molto importante. Poi passando al PCB, quindi con le NET in questo modo qui, quindi lui sa che questa qui è una coppia positiva e negativa, questa qui è la seconda coppia, la terza coppia e la quarta coppia. Passando al PCB ci sono un po' di configurazioni da preparare, oltre a piazzare il componente come si è già visto nei video precedenti. Bisogna andare in Tools, Layer Manager, inserire 4 layer qua, che di default è 2. Compariranno i layer 2 e layer 3 che sono i layer interni. Altra cosa importante è che qui bisogna dirgli che è un plain zone e non un signal, perché il secondo strato deve essere GND, un piano tutto GND. Lo stacking di come è costruito il circuito stampato, ho preso questo qui, che è questo, quindi mi tira dentro già tutti i dati, lo confermo, l'ho già fatto e chiudo. Questa qui è la prima configurazione. La seconda, bisogna configurare le coppie dentro in Design Differential Pair Manager. Bisogna configurare, se ne ho fatte due, facciamo le altre due, perché se le coppie sono quattro, quindi aggiungo un DP3, posso chiamarlo come voglio ovviamente. Devo selezionare le due NET, prima la positiva, me lo dice qui positiva, quindi NET3 positivo e NET3 negativo, già me l'ha messo lui, play, poi più DP4, positive NET4 e 4N negativo. E confermo. E questo è un'altra configurazione, quindi lui sa dove sono le coppie. L'altra cosa che bisogna fare è il design rule, cioè dirgli adesso che le tracce devono essere da 8 mils e lo spazio tra la traccia deve essere 8 mils. Quindi in design rule cerco la voce che si chiama differential pair e gli devo dire che la larghezza è 8. Io ho fatto sia 8 minimo, 8 default e 8 massimo, perché voglio che siano sempre 8, non voglio che sia 7 sia, o sia 10 di massimo, e lo spazio deve essere 8. Questa è l'altra cosa importante, si dà conferma e le regole sono fatte. Un'altra cosa importantissima, bisogna selezionare il primo layer interno, selezionarlo e dirgli che è un GND, perché di default lui non è assegnato niente, non sarà collegato niente. Come si collega GND? Lui metterà GND tutto quello che ci sarà, in questo caso lo chassis dell'RJ45 l'ha già messo a massa, quindi qua sotto è massa, quindi tracciando le piste sul layer 1 ci sarà il substrato di massa sottostante per avere un'impedenza, una mia impedenza di 100 ohm. E andiamo a tracciare le piste, quindi Root, Differential Pair Routing, seleziono la prima NET, lui già mi
mi fa vedere le due net. C'è questa tabellina qui a destra, sulla destra del mio mouse, che mi indica se la lunghezza delle tue tracce è uguale o no. Chiaramente non è uguale perché una parte prima e l'altra parte dopo. Ecco, per portarle uguali dovrei andare qui. Si accende il verde in mezzo, mi dice che sono uguali. Se vado di qui si accende il rosso a sinistra, se vado di qui si accende il rosso a destra. Quindi per averlo uguale dovrei andare su qua, però io non devo andare lì, ma devo andare di qui. Quindi le due tracce già iniziano a non essere lunghe uguali. Me le sta tracciando già con uno spazio di 8 mils e la traccia di 8 mils, però bisogna fare attenzione che quando si va in punti dove la pista sopra non può andare vicino a quella sotto, lo spazio si sballa. Quindi io sto su dove sono sicuro che sono 8 mils, quindi vado qui. Lì già non è più in grado di agganciare. O mi fermo prima, magari mi fermo qui, vediamo se riesco a scendere. Fermo e vedo se riesco a completare. Non riesco a completare in automatico, lo faccio a mano, quindi tasto destro, finisco, tolgo, questo qui la collego a mano e questa la collego a mano. Magari sposto le tracce fuori dai pad del componente, onde evitare che si formano palle durante la soldatura. In genere tra i pad è meglio non mettere piste, anche perché quando si va al microscopio a controllare è meglio che non ci sia rame lì in mezzo, se no non si capisce bene se c'è un corto, se c'è veramente la pista. Non è finita perché le nostre piste non sono lunghe uguali, hanno un'impedenza costante fino qui e qui una è più lunga, quindi non va bene. Quindi bisogna aggiungere rame a questa pista sotto, quindi ci viene in aiuto e qua lunghe tuning. Io vado a selezionare, mi dice please select a starting point e press tab. Io magari voglio iniziare da qua, premo tab e mi chiede se voglio già una lunghezza specifica. Qui come voglio la mia serpentina, con linee 45 gradi, linee 90 gradi o con archi. Lasciamo il default che è 45 gradi. Se voglio single side o double side, cioè se lo voglio così o così, quanto spazio e quanta larghezza. Confermo, lui sta aggiustando la lunghezza e devo sempre guardare quella tabella a fianco che sia nel verde, così c'è troppo rame, così ce n'è poco, qui va bene. E chiaramente questo aumento di rame dovrò farlo tutto dalla stessa parte, non posso farlo un po' a destra, un po' a sinistra. Me lo fa vedere qua nel datasheet che mi diceva che va fatto tutto dallo stesso lato e non dal lato del trasformatore. Adesso faccio l'altra coppia, quindi quella coppia qui diciamo è a posto, finita. Le altre coppie si fanno nello stesso modo, adesso ne facciamo un'altra, si tracciano le due piste. Quindi bisogna mantenere una distanza costante, ok, poi vado giù, ok, e vado di qua, vedo che non ce la fa, mi fermo prima, ok, così ce l'ha fatta, faccio come sopra, porto fuori dal pad del componente le piste e devo aggiungere rame, quella sotto perché è più corta. Vado a prendere il mio strumento, questo, seleziono la mia pista, il tab è già a posto e aggiungo rame, se non mi piace premo tab 10. Ok, mi fermo qui e questo è a posto. La stessa cosa va fatta con queste altre due linee. Abbiamo finito la tracciatura delle piste a impedenza costante. Possiamo andare in 3D a vedere le nostre piste. Se andiamo nella visione rame, ci fa vedere anche il nostro line interno. Spero che tutto sia chiaro. Se c'è qualche domanda, scrivetela nei commenti, che magari approfondiamo l'argomento. Se ti è piaciuto il video, metti un mi piace e iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo. Ciao!